Madame. Buongiorno. Vedo mi sta svestendo, Vedo dietro cose che mi dicono che sei a USB. Certo, noi stiamo lì, abbiamo già ricominciato e adesso ti sei giocata Salvo. Oggi bisogna che ti prendi Roberto, perché no, no, Salvo l'ho lasciato a casa. Senti, guarda, là c'è Irene. Ciao, Roberto. Hai le tenore. Vuoi che abbasso un po'? Perché delle volte abbassando un po', come mi senti? Ma io ti sento benissimo. Tanto tu mi dici. Anche io. Tanto, mi dici soltanto. Adesso ti passo Roberto. Luisa nel mestiere cosa scrive? Ale mascherata. Io sì. Va bene. Tutto, dai, tutto bene? Io bene. Tutto bene? Sì, bene. Sì, tu come stai? Benissimo, ma manca nessuno a me. Ma neanche a me. Guarda. Sono con i capelli un po' scampigliati, adesso appena aprono i parrucchieri, taglio. Ho pensato di farmi come la Demi Moore, capito? Tutta come soldato Jane, però dice mio figlio che non va bene. A caccia pelata, hai capito? Ma perché, passa, guarda, l'altra sera eravamo con Silvia Salemi, che è uguale. Ah, certo. Identica come pettinatura. Passiamo al massimo, portiamo una macchinetta, va bene così. Sì, è così, io avevo pensato, sono esasperato, ho pensato che se non riapriranno in fretta farò così, però va bene. Va bene. Allora, adesso giro, che così... Perfetto. Ecco, Robby, tieni mo'. Mi cavo l'occhiale. Va bene. No, non mi sono svegliata da poco, sono un po' raffreddata. Ed è solo raffreddore, tranquilli. Sono un po' abbottata così, come mi vedete. Abbiate pazienza, non sono proprio una bellezza in fretta. Però va bene, dai, ho la faccia un po' così. Allora, guarda, fammi vedere, Roberto, alza su, se non vedi. Allora, Tornelli. Ci siamo, è però arriva il caffè delle 12. Ecco, guarda, qui abbiamo gli ingredienti. Va bene. Brava che sei stata. Aspetta un attimo, va, che già crolla tutto. Cioè, qui scherziamo niente, capito? Sì, tesoro. Allora, intanto... Allora, per 200 grammi di farina, due uova e un po' di concentrato, doppio concentrato di pomodoro, triplo come hai in casa, come ti pare, perché diamo un po' di sapore e un po' di colore. Abbiamo detto, ho scoperto che te fai gli aperitivi. Hai visto che roba? Brava, così vedi, potresti anche preparare questo per aperitivo. Ecco, vedi. Perché questo è proprio un piatto che è giusto da sgranocchiare così davanti, o davanti alla televisione, o davanti a un bicchierotto di vinello, magari rosso e frizzante. Allora, io ho impastato le 200 grammi di farina con un po' di concentrato di pomodoro e le due uova e ho chiaramente preparato la sfoglia. Adesso la tiro, perché se non la tiro rimane una palla. Va bene. La palla non ci serve. No. Va bene. Dal centro all'esterno, sempre il solito discorso, ma tu ormai lo sai fare benissimo, i miei allievi anche, ormai ci hanno visto fare tutti quanti tutto, vero. Fare, se non lo facciamo. E poi sai, la gente l'ha visto fare, ma ho quasi il sospetto che non lo pratichi molto. Mi guarda, dice bravo, e tira fuori quell'archibugio di macchinetta. Quella macchinetta è una bella. Quella mi piace. Eh sì, però. Quella che piace la zia che ti saluta, anche qui. Senti un po'. Mi si saluta? Zia. Ah, puoi parlare? Sì. Chi mi saluta? Zia. La zia ti saluta. Ah, ciao zia Gabriella, non l'avevo vista. Come stai, zia? Bene. Stavamo testendo le lodi della macchinetta, Sisi. Le lodi della macchinetta. Ah, che bel lavoro. Ah, sì, è utile, Sicuramente molto utile se arriva qualcuno in casa che non desidera e glielo sbatti in fronte, così gli passa la voglia, capito? Ma guarda. Ecco. Giustamente. Guarda, il tempo che ti tiri fuori la macchinetta, guarda, via, hai tirato fuori la macchinetta con quella lampino sotto, l'hai fermata, hai infilato la manovella, hai fatto tutti i pezzetti e la sfoglia non finita. Va bene, se ti vedi e parlo, anche tu hai gli stessi tempi. Perché? Le sfoglie così.
Si impara a farlo facendola. Vero, vero, questo è lo sto facendo. Ma è spisi. Allora, la sfoglia che. Cosa stai dicendo? Che io ti sento, ma ti sento poco. Allora, perché... stavo dicendo la zia, un attimo così. Questa è tagliata le fritte, che adesso fanno bene per l'aperitivo. Lei oggi è collegata per la prima volta dalla scuola, l'unica scuola al mondo di sfogline. Ma la gallina dov'è? La gallina dov'è? La gallina? Dov'è la gallina? Fagli una foto della gallina. Dov'è la gallina? Ce l'abbiamo dappertutto, non ce l'abbiamo. Non c'è neanche una borsina. E quindi se noi la gallina lì? Diciamo, la gallina sono io, guarda, la gallina sono qua. Tanto sono io, l'ho spedizzato di me, capito? Va bene. Allora, poi dove ce l'abbiamo la gallina? Ce l'abbiamo dappertutto, dov'è? Ormai non lo so neanche più. Ormai io le vedo come le guardo e non le vedo neanche, capito? Allora, boh, la sfoglia la vorrei sottile, ma non sottilissima, perché questa non è una tagliatella vera e propria, nel senso che dopo la dobbiamo andare a friggere e sgranocchiare, qualcosa sottilente si deve sentire. Qua, bordo centro giro, io la do per fatta perché è finita, così va bene tutto com'è. Poi cosa faccio? La lascio asciugare un pochino, perché anche questa, come le tagliatelle, sfoglia appena tirata, non è tagliatella. Per essere tagliatella va fatta la doppia asciugatura, però almeno una la devo fare, quindi com'è che facciamo un po' di bandiera qua? Ah certo, che gli strumenti ce ne hai. Metto qui questa ad asciugare e prendo quella che avevo preparato prima, che si è già asciugata. Questa. Va bene, va bene, va bene. Qua sì. Ma manco il e poi cosa fai? Faccio così. Prendo un po' di parmigiano grattugiato, meglio se un po' stagionato, perché non ne metti molto ed è più saporito. Mamma mia. Lo spolvero così com'è. E già sarebbe di gran lunga una buona storia, però siccome mi piace esagerare, ho ancora l'origano, quello nostro di Leonforte, e metto anche un po' di origano, perché la roba deve essere quella buona, cioè saporita e profumata. Guarda che tempo, tutto si mette bella, perché tanto quando va bene, bello, però torta di cipollino, basta, no, fermatela, vi prego, sì, fermatela, anche perché poi va mangiata sta roba, sennò che fai? Ah, signore. Senti, ma eccola, noi lo sai che abbiamo fatto degli gnudi pazzeschi, davvero, sono venuti bene? Sono venuti bene. Ci hanno scritto anche dalla Francia. Allora. Ci ha scritto anche dalla Francia, Stefania e tutti quanti, salutiamo. Ma degli gnudi, degli gnudi, degli gnudi. Ma che bella ricetta è quella, vero? Ma è una ricetta facilissima poi, facilissima. È vero. Senti, è vero. A parte tutti questi capolavori della tavola, come ci scrivono, aspetta, grazie. Perché stamani non funzionano, eccomi. Ah, ecco. Voi sentite bene a casa, vero? Perché prima un po' si sentiva male. Allora, che cosa ci cucini? Allora, oggi, siccome a grande richiesta i miei figlioli hanno detto mamma ci rifai le polpette per favore, quindi oggi si fa delle polpettine particolari con una cosa in più. Vediamo. Il cucuncio! Il cucuncio, il cappero, il frutto del cappero. Frutto del cappero. Il frutto del cappero, perché sì, il cappero è il fiore. Vieni qua da me. Grazie, a Firenze, per esempio, ci sono tantissime piante di capperi su tutte le mura. Tu vai a Forte Belvedere, tu dove ci sono i ponti. Cioè, questo. Lo sai che io non sono mai riuscita a far venire una pianta di capperi? Senti. Brava, e poi caldi, se no calde le patate, altrimenti non schiacciate proprio niente con quello. Esatto, eh. Vai. Quindi la patata ce l'ho, le patatine ce l'ho messe. Signora. Allora,
dicono una bellissima idea, lo è assolutamente. Cosa sono quelle cose verdi dentro? I cucunci, sarebbero i frutti del cappero. I frutti del cappero. E si usano per l'acquadina. E certo, viene la polpetta ciliegia l'ho chiamata. È vero, la polpetta ciliegia. È veramente una bella idea. Veramente, sì. È vero. Ci siamo, eh? Ti faccio vedere. Fabrizio Zaccaretti che scrive queste polpette spaccano, è bellissimo, sì è vero, spaccano. Ma immagino se ci fare salsine vicino, no? La salsina è quello che ti pare, un po' di maionese, una salsina con lo yogurt. Buona. Allunga la maionese con lo yogurt, vedrai che è meravigliosa. No, vero? Sì, è buonissima. Ma dai, poi ma sai, le polpette nascono con l'idea di poter riciclare un po' di cose, metto così, un po' di cose. Però insomma dipende da cosa ci metti, no? È certo, certo, certo. Ecco. Però qui queste polpette qua com'è che le chiamate? Polpetta ciliegia. Perché basta, giriamo gli